Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questa televisione piccolina 10 pollici in bianco e nero, la marca CAT. Questa televisione è rimasta una ventina di anni dimenticata nel sottotetto della casa perché l'avevo usata per fare le prove quando avevo messo l'antenna. Vedete com'è tutta sporca. Impolverata, una roba poverina, è proprio conciata. La giriamo anche dietro. Qui c'è vari cose del ministero. Qui c'è la marca. Sotto qua c'ha le varie regolazioni, che una volta c'era l'orizzontale, il contrasto, luminosità, quelle cose lì. Qui c'hai gli ingressi audio e video, questa è una presa per l'antenna, questo è il cavo di alimentazione a 220 e qua c'è anche la spina che poteva anche andare col 12 volt. Ora queste piccole televisioni qua andavano sempre un po' come anche le mitiche televisioni della Mivar, anche queste televisioni qua in bianco e nero, insomma. Andavano per 20 anni, 30 anni. Io adesso questa qua sarà un 20 anni che non l'accendo più. Non so se va, se non va, ma adesso provo a attaccare la spina così proprio di brutto. E se salta, vediamo la fumata. Se si accende, insomma. Ora qua prendiamo il cavo. Tutto in diretta. Vedete che lì in fondo c'è la presa di corrente. E così abbiamo attaccato il cavo. Vediamo che la televisione si è accesa nonostante tutto, nonostante 20 anni sopra in soffitta. Queste televisioni qua sono proprio tipo Highlander. Non muoiono mai. Adesso gli darò una pulitina, poi magari la tengo lì giusto come collezione. Tanto una televisione in bianco e nero, uno cosa se ne fa. Poi ho già lì varie altre televisioni della Mivar che adesso vi faccio vedere qui parcheggiate. Queste sono due piccole televisioni della Mivar. 14 pollici, anche se qua è un po' buio, va bene. Comunque si vedono due televisioni della Mivar. Queste sono funzionanti e a colori 14 pollici. Queste le tengo per fare qualche retro game, qualcosa del genere. Ci voglio studiare qualcosa di bello per quello che non le butto, perché poi televisioni della Mivar, cioè, sono troppo belle, a me piacciono troppo. Per me è impossibile buttare via una roba del genere. Va bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, pollice in su ed iscrivetevi al canale per vedere altre cose sempre sull'elettronica. Ciao a tutti!